You can't case the blades. There's no break in mind. You can't case the blades inside of me. Walk through the rage and all the pain. You can't case the blades inside of me. Inside of me. Per la nuova edizione del WWF Rising Sun, che inizia davvero con il botto, dato che i titoli di coppia saranno in palio. Franco e Stefandrew saranno i loro rivali, quelli già di Break Rights. Oggi avranno il loro rematch dovuto, secondo me, meritato. Extreme Rules è uno dei due campioni di coppia, insieme a Manu e Drago, ovviamente. Hanno difeso varie volte il titolo, soprattutto contro la Netflix Family, ma quest'oggi il ladder match che ci sarà appena annunciato, quindi un match davvero difficile per questi due. E noi, per difendere i titoli, staremo a vedere se ci saranno dei clamorosi errori o dei clamorosi comunque controversie in questo match. Sarà un match veramente che ci apre le porte di questa nona edizione, davvero travolgente. E ancora non sappiamo bene, vero, sappiamo che Alexander è pronto e andrà a contendere, però c'è sempre quella scheggia impazzita che mangia, che vorrebbe un ultimo match per il titolo del mondo WWF. Messicano, che insomma da quando è campione ha dimostrato comunque di essere un buon lottatore in coppia, però da singolo fa sempre molti errori ancora, eh. Il nostro gol italiano Franco Palmieri si sta avvicinando verso il ring, in quanto sarà uno dei due sfidanti. L'altro ovviamente è Stefandrew. È una coppia ben affidata questa tra Stefandrew e Franco, ma dovremmo essere più concreti nelle fasi finali del match, eh. Oggi sarà un match interessante perché è un ladder match, quindi vale di tutto, non ci sono squalifiche ovviamente. Bisogna prendere le cinture che sono lì sopra, ne basta una ovviamente, basta che prendere una sola. Americano, eccolo qui direttamente da New York City, dove lui sarà uno dei benemini di casa, in quanto proviene da quel paese, in quanto alle Super Bowl Series si dirà proprio a Madison Square Garden, quel grande match. Ora sembra tutto essere pronto per questo ladder match valido per i titoli di coppia unificati. Franco e Stefandrew andranno a provare a vincere questo match, questo rematch dopo Break Rights. Stefandrew, il disastro americano, eccolo qui direttamente da New York City, dove lui sarà uno dei benemini di casa, in quanto proviene da quel paese, in quanto alle Super Bowl Series si dirà proprio a Madison Square Garden, quel grande match. Ora sembra tutto essere pronto per questo ladder match valido per i titoli di coppia unificati. Franco e Stefandrew andranno a provare a vincere questo match, questo rematch dopo Break Rights. Thank you.
Soprattutto in serie c'è una regola importante, a quanto pare, detta appena poco fa dalla WWEF, in quanto ci saranno 30 minuti disponibili. Ovviamente se entro questi 30 minuti il match non sarà terminato, il titolo di coppia rimarrà ancora attorno alle vite di The Slekon e di Manu Dragon, in quanto non hanno perso un titolo illegittimamente, perciò insomma rimarranno quindi ancora campioni di coppia se il tempo dovesse finire. E qui attenzione, si sta da parte di Manu Dragon, subito Stefandrew mette la scala, non vuole perdere tempo, vuole subito andare a concreto, d'altronde è quello che gli manca, è quello che doveva servirgli in quelli tre grazie. Questo letter match secondo me la WWEF ha pescato bene, perché Stefandrew e Slekon Manu Dragon sono tipi da letter, è vero, non hanno molta esperienza, Stefandrew invece ha molta esperienza al riguardo. Io vorrei tanto qui fango mana di Manu Dragon, questa è una buona mossa combinata. Slekon qui fa correre, lo manda verso la scala, attenzione. Sono molto bravi i campioni, sono molto bravi i campioni. Cosa fa Manu Dragon? Cosa fa? Sono carica, body slam, contro la scala che si rompe, clamoroso, che legnata ragazzi questa di Manu Dragon, che poi fa stendere Franco con un braccio di uso devastante. Sì, i campioni stanno dominando il match, lo stanno dominando ancora Franco Palmieri, è un match in cui non si ritrova questo ragazzo, d'altronde non è il suo match diciamo. Qui Slekon prova a prendere le cinture, ma attenzione, Franco lo raggiunge velocemente, attenzione che però Manu è lì alla meglio su Stefandrew. Cosa fa Franco? Cosa fa Franco? Attenzione, lo butta giù, invece no, neckbreaker devastante da parte di Slekon. Mamma mia ragazzi, che manovra dalla scala. Franco Palmieri sta subendo troppi colpi, non ce la farà secondo me. Attenzione però qui Stefandrew, prova a salire, vediamo, prova a salire, attenzione. Sì, ce l'ha, attenzione, cerca di togliere le... ma Manu Dragon arriva lì e lo fa crollare, mamma mia ragazzi, contro il paletto addirittura. Gli sfidanti stanno rischiano troppo, hanno subito maggiori violenti colpi. Se qui il taglio neckbreaker, la parte di Stefandrew, ho visto bene, mentre Manu Dragon qui sbaglia, neckbreaker anche di Franco. Mentre Stefandrew qui si Anton, straordinaria la manovra. Adesso gli sfidanti sembrano aver acquistato maggior voglia di vincere il match, però qui attenzione alle tecniche avversarie. Attenzione, Slekon va a prendere la cintura, ma non ci arriva, perché Stefandrew lì, cade Slekon, però Stefandrew potrebbe prendere la cintura adesso. Eccola, Stefandrew ha la cintura, incredibile, ma Slekon arriva, prova l'ultimo a toglierla, attenzione, questo è un brutto colpo, ricevuto da Stefandrew, in quanto aveva la grande chance di strappare la cintura da lì sopra. Se mette qui Franco, prende la sedia, una di più sulla sedia, no, qua finita per Manu, mamma mia ragazzi. Però The Slekon se la sta cavando piuttosto egregiamente. L'ago della bilancia non dipende da The Slekon, che è pronto per un jackhammer su Stefandrew, mentre Franco adesso potrebbe tentare di prendere la scala. Quindi prende la sedia, ma nel drago proprio mentre jackhammer. Vediamo qui The Slekon, qui c'è music, niente da fare, una delle sue manovre, non so dove stava allenando, lascia in più. Sediato intanto il Manu Dragon, ragazzi, che manovra, e neckbreaker sulla sedia addirittura. Questo match è davvero, davvero violento, ancora ragazzi, Manu Dragon qua subito, adesso gli sfidanti hanno una maggiore posizione.
sono messi molto meglio, ma attenzione qui, ecco il lock da parte di Sven, colpisce bene, colpisce lì agli arti inferiori, mentre Stefandrew sento no, sul povero Mane Drago. Attenzione che però Sven sta rischiando adesso, si era messo molto vicino tra i due sfidanti. Stefandrew però non se l'è filato di colpo. Anzi qua backdrop, niente a fare, ottima manovra quella di Franco Palmieri. Attenzione, mamma mia, che botta con la scala, e poi anche su Mane Drago, ragazzi. Eh sì, qui gli sfidanti ora stanno dominando dopo un grande inizio da parte dei campioni. Adesso sono gli sfidanti a dominare. Eh sì, lo mette all'angolo, attenzione. Mentre qui Twist of Fate, e niente da fare, niente da fare, troppo prevedibile. Mentre qui Franco, un po' di splash sulle sede, attraverso le sede, mamma mia ragazzi. E stavolta Twist of Fate, penso stavolta c'è, eh sì, stavolta c'è. Su Mane Drago, però proprio al centro del ring, una posizione scomoda, vediamo qui, grande destroyer. Eh sì, sulla scala, un bravo sulla scala, ma vicinissimo. Ragazzi, veramente un grandissimo match. Ora Stefandrew ha le forze spalancate per andarsi a prendere la cintura. Incredibile, ce l'ha Stefandrew la cintura. Stefandrew la cintura. Incredibile. Franco dai Pranzo the Slekon. Abbiamo nuovi campioni. Stefandrew strappa la cintura. Abbiamo nuovi campioni di coppia, ragazzi. Stefandrew e Franco Palmieri sono i nostri nuovi campioni unificati della WWEF. Sono riusciti nel loro intento. Incredibile, ragazzi. Veramente complimenti a questa squadra che ha lottato fino alla fine. Stefandrew e Franco Palmieri sono i nostri nuovi campioni di coppia unificati. Clamoroso qui a Detroit, in Michigan. Eh sì, una montagna che si è aperta con il botto. Adesso andiamo a vederci il promo di Survivor Series